Ciao Craftini, volevo salutarvi, tanti saluti dal Maki Channel. Sapete che ore sono adesso? È tardi, è ora della nanna, nanna Maki. Ma come nanna Maki? La notte è giovane, caro Maki, dobbiamo fare festa e per di più Ali. Ora sta riordinando. Nanna Maki, Maki deve fare la nanna. È stanco Maki, ha mangiato tutto il giorno la pappa. Papà Maki, ora Maki sogna la pappa. Non ci posso credere Maki, invece di fare festa, andare in discoteca, ciò che fanno i normali amicetti della nostra età, tu pensi a dormire, sei già un vecchietto. Sì, sto bene con la signora Minou. Ciao Craftini, questo è un nuovo video riordino. Ebbene, è tardi, vi mostro che ore sono. Sono le 22:42 del 4 luglio, sì, non so quando uscirà questo video. Ma io devo riordinare perché non posso più stare in queste condizioni. Non posso più stare così, così, così. E beh, qui vedete loro mezzi svestiti, sì, anche svestiti, perché ho appena finito di girare un video, quindi ora devo andare a cambiare tutti gli outfit. Questo è ciò che faccio quando finisco di girare delle storie. Quindi bisogna mettere a posto loro, ma in realtà questa non è la parte centrale del video di oggi. E qui c'è anche una Terry svestita. La parte centrale del video di oggi è riordinare questa parte della mia scrivania, perché io non sopporto più di vederla così. E ok, è sempre tutto in ordine, quasi sempre. Adesso vedete che mancano delle OMG, vabbè, lasciamo stare perché ho girato un video, quindi è normale, sono le condizioni normali in cui mi trovo sempre. Ma diciamo che qui è in ordine, tutto in ordine, tranne qui. Che cosa voglio fare? Voglio andare a togliere tutto per capire che cosa andare a mettere qui. Ma un'idea ce l'ho, ovviamente. Vorrei andare ad esporre le casette e le miniature LOL. Ma questa è la mia crema a mani, sarà meglio toglierla e metterla in bagno. Cosa ci fa Minou in terrazza? Sta anche piovendo. Perché Minou è in terrazza? Ma guarda questa! Va a prendere tutta la pioggia, poi entra con le zampette bagnate e sporca il pavimento. Allora, per prima cosa andiamo a togliere tutto, con la speranza di non perdere nulla. Anzi, sapete che vi dico? Prima ancora di iniziare a perdere i vestiti, perché questa è la mia paura, voglio rivestire le OMG che non ho rivestito la scorsa volta, nello scorso video riordino, beh, ormai un paio di video fa. Li rivesto con gli abiti originali e poi riordino qui, cioè togliamo tutto e mettiamo le casette delle LOL per fare una cosa carina fatta bene e non in disordine e nel caos estremo. La prima che voglio vestire, e ci tengo tantissimo, è Sky. Allora vado a rimuovere questi perché li ho ancora addosso dal giorno del matrimonio, quindi togliamoli per non perderli oltretutto, e li metto nel cassetto, anche se non so se rimarranno qui queste cose, ma poi lo vedremo. Però c'è un dubbio: se io le rimetto il suo body, non posso di certo tenere la pasta modellabile perché mi va a rovinare il body e io non voglio. Quindi sapete che faccio? Non glielo metto finché ha il pancione. Quindi le rimetto questa camicia, che è della mia Terry, ossia Lone Star, perché secondo me stava molto bene, e poi le metto la sua gonna. Ed ecco Sky. Adoro che si veda la pancia, poi tanto comunque è estate. Quindi le ho rimesso praticamente tutti i suoi abiti. Le ho voluto tenere la conciatura del matrimonio perché la sto adorando, ma ho una paura tremenda di perdere questo body, credetemi, ho proprio paura. Quindi lo farò indossare a Terry, ossia Lone Star. Visto che lei è senza vestiti, perché praticamente la maglia ce l'ha Sky, vabbè, le rimetto le mutande e tutto il resto, ma le metterò anche il body di Sky per non perderlo. Quindi voi ricordatemi per favore che ho messo questo body a Lone Star. Quando lo cercherò, perché arriverà il momento in cui io lo cercherò e dirò che l'ho perso, beh, ricordatemi che l'ho messo a lei. Quindi ora la vesto. Tra l'altro guardate quanta carina lei con questo body rosa, perché richiama comunque i suoi colori. Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere.
perché il riordino è lungo. E la mia adoratissima Terry per il momento è così. Devo dire che sta anche bene. Comunque ritornerà con i suoi abiti non appena Sky avrà partorito. Quindi rimettiamola a posto. Emily, ho rimesso questa gonna. In realtà prima era girata da quest'altra parte, ma è una gonna double face, come si dice. Quindi prima la tenevo così, adesso voglio cambiare e voglio girarla da questa parte. E io adoro Emily vestita in questo modo. Ed eccola al suo posto. Ora le sue scarpe le ha usate Sky per il matrimonio. Sono qui nel caos. Devo dire che queste scarpe sono tra le mie preferite, tra tutte quelle delle OMG. Le amo, pazzesche. E mettiamo a posto anche lei con relativa famiglia. Ali, sono stanco. Andiamo a fare la nanna, per favore. È tardi, E sono un micetto stanco. Voglio dormire. Guarda come sono distrutto. Basta riordinare, Ali. Fai domani. Maki, non posso, perché ora mi è venuta voglia di riordinare e domani chi lo sa se avrò voglia di riordinare. Mio bel pancione. Cosa mi hai detto, pancione? Ah, in effetti sì, ho un bellissimo pancione. Sexy Maki. Ali, dai, continua, ci sono io ad incitarti. Forza, riordina, su. 1, 2, 3, 1, 2, 3, riordina, Ali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Forza! Ora tocca a Brian e a me piace di più vestito con i vestiti del Rainbow Eye. Quindi gli metterò questi, non gli metterò i suoi originali. Ed eccolo, a me lui piace vestito così. Da quando l'ho vestito così, beh, me ne sono innamorata. Quindi al momento rimarrà con quest'outfit. Guardate Camilla. Sono piena di energia. Maki, giochiamo? E questa parte direi che è a posto. Allora, io non sopporto più Blair vestita così. Non ce la faccio più, devo assolutamente cambiarla. Io la vedo in queste condizioni, con quest'abito ormai sarà più di una settimana. Quindi è più di una settimana che io ho Blair vestita in questo modo e non ce la faccio più. Quindi rimettiamole tutti i suoi abiti. Finalmente! Voi non potete capire la mia gioia nel vedere Blair vestita così, non ce la facevo più. Cioè, quell'abito blu è bellissimo, elegante, fantastico, ma lei vestita così è tutta un'altra cosa. Quindi sono felicissima. E finalmente, mio tesoro, ti rimetto qui. Ecco la Blair con la sua famiglia. Sì, sono uguali, finalmente. Anche se Blair dovrebbe avere una posizione di prestigio nella mia collezione, vabbè, dopo ci penso. Allora, la mia cara Annette, non voglio rimetterle i vestiti che le avevo messo, ossia questa gonna strana, ma vabbè, la magliettina sì, gliela metto assieme a questa, è sempre sua ovviamente, ma io le voglio mettere i jeans. Questi qui sono sempre suoi, sono bellissimi ed è decisamente ora di cambiarle l'outfit. E ecco Annette con il suo altro outfit. Mi piace tantissimo e beh, penso sia bello anche cambiare un po'. Quindi la tengo così. Non dovrebbero esserci più Lolly in giro? Ciao Ali! Ecco, non mi hai lasciato neanche una lollina! Solo vestitini. L'altro di Brian, non mi interessano i vestitini di Brian, sono un po' offesa. Cami, vuoi una LOL? Vuoi che ti do Cherry? Sì, la mia dorata. Andiamo a prendere Cherry per Camilla, dai, concediamoglielo. E eccola qui per Camilla, solo per questa volta. Vediamo se è contenta. Cosa fai, Ali, con le bamboline? Nana, Maki! Tieni, Camilla, la tua Cherry. È la mia lollina preferita, ora le leggo un po' i capelli. Potrei dormire con Cherry. Ah sì, mi piacerebbe tanto. Ah, che buoni i suoi capelli. I capelli di Cherry. Li leggo tutti. Ma che cosa fa? Ah, gioca con le bamboline. Hai problemi, Maki? Guarda che non ci sono età per giocare con le bamboline, sai? Io ci giocherò anche fino a 100 anni, finché mi va.
Sì, ok, va bene, io voglio solo dormire. Guai a te, sai, se mi offendi. Io gioco con le bamboline e mi piace e me ne vanto. Ed ora che abbiamo sistemato la situazione LOL, è giunto il momento di togliere tutto. Allora, un po' di paura a togliere tutto. Io ho pensato di andare a mettere intanto questi vestiti all'interno di scatoline, ovviamente sempre e solo scatoline nel mio riordino, ma d'altronde secondo me è questo ciò che ci vuole. Quindi prenderò delle scatole. Ho preso quelle 3 scatoline, non so se mi serviranno tutte, comunque intanto ne ho prese 3. Qui c'è sempre l'aiutante Camilla, che ovviamente quando si tratta di LOL lei c'è sempre. E vado a mettere ora tutti i vestiti qui. Quindi li vado a prendere e li sposto, perché io qua non riesco più a gestire la situazione. Magari ne terrò qualcuno, non lo so, vediamo. Ah, quanti vestitini sono per me? Ma non ci credo, ma che bella serata mi fai passare, Ali. Questa sì che è una serata grandiosa. Grandiosa? Ho sonno, eh? Non si va più a dormire qui in questa casa? Ma stai zitto, Maki, per una volta che possiamo giocare! Quindi ho rimosso i cassetti, un po' alla volta vado a togliere tutto. Allora, io direi di iniziare, altrimenti faccio proprio notte e povero Maki non dorme più. Oh, vediamo che vestitino posso scegliere. Mi piacciono tutti, non lo so, non lo so. Forse questi. Io andrei a dividere semplicemente vestiti maschili e femminili per il momento, cioè non farei altro. Che bello questo, però lo tolgo dall'appendino e lo vado a mettere qui sotto. Questa è favolosa, la tuta da sci. Non so se sto facendo bene, però d'altronde non posso neanche continuare a tenerli lì, perché rischio di perdere tutto e veramente. Allora, facciamo una cosa. Andiamo a mettere su una scatola però i vestiti di Barbie e Rainbow Eye. Questi sono piccolissimi e spero di non perderli. Allora, qui mettiamo i vestiti delle Rainbow assieme a quelli di Barbie. Sono un po' in difficoltà con questo riordino, dico la verità. Ok, questa è delle OMG. Wow, che bella, è sempre delle OMG. Tra l'altro questa è di Cosmic e quindi gliela metto. Ed eccola qui, perfetta ora. Questi sono di Brian. Questi sono del Rainbow Eye. Che bella questa giacchetta, ditemi se non è favolosa. Così come questa. Che bellezza, che belli i loro vestiti. Anche quelli delle Rainbow sono magnifici, ma ormai se mi conoscete sapete la mia predilezione per le LOL. Inutile nasconderlo, inutile davvero. Questa è la camicia. Questa veniva con il papà di Cherry, quindi la mettiamo qui. Dai, qui almeno in una scatola non perderò nulla, penso, spero. Sì, crediamoci. Allora, poi c'è questo piccolino, piccolo, piccolo. Tra l'altro questi, ecco, mi è venuta un'idea. Potrei metterli sull'appendino, così si fa più difficoltà a perderli. Quindi metto la parte sopra qui, più la gonna. E teniamo tutto unito, in quanto è un completo. Vediamo se ci riesco. Ma penso di sì. Ok, così. Questo. Sono pantaloncini di una nanana, ma vanno bene anche alle LOL, quindi li tengo. Questa felpa è delle LOL ed è super carina, è morbidissima. È una delle cose più belle che abbiano fatto. L'appendino Rainbow. Allora, le scarpe di Ken io le metterei su un altro contenitore. Beh, l'abito da sposo in realtà potrei metterlo con gli abiti da sposa che ho, quindi questo va in un'altra scatola. La felpa, guardate che magnifica felpa, tra l'altro devo ancora sganciarla da qui, ma è bellissima ed è di un rainbow. Ok, passiamo a questo cassettino. Cosa c'è in questo cassettino? C'è di tutto, c'è il mondo.
c'è il mondo. Ci sono anche indizi, lol. Ah, ok, ci sono anche gli occhiali delle lol. E gli occhiali delle lol vanno in questa scatola. Sì, ho detto che avrei diviso gli abiti maschili e femminili, ma mi sono resa conto che non è che ne ho così tanti di maschili. Quindi io qui metterei gli occhiali. Guardate quanti ne ho e quanto sono belli. Vabbè, anche inutile tentare di metterli in ordine. Però, vabbè, proviamoci, mettiamoli così. E li adoro. Guardate quanti. No, beh, gli occhiali necessitavano di una scatolina, a dir la verità. Questi sono tutti occhiali OMG. Poi ho tutti gli occhiali delle LOL piccoline, e sono miliardi e miliardi di occhiali da sistemare. No, beh, ma la maggior parte li ho persi. È quasi una fortuna. Ma questi occhiali di chi sono? Sono forse di Lone Star? Io non mi ricordo di chi sono. Sono secoli che neanche li vedo. Voi sapete di chi sono? Sono curiosa. Scrivetemelo nei commenti se sapete di chi sono, perché sono proprio particolari. Poi ho questi. Questi qui sono di Brian. Guardate questi. Questi sono di Cherry. E c'è anche la colla a caldo qua. Questi sono di una LOL. Quindi vanno via. Ok. Che dite ora? Le scarpe delle Rainbow le metto su questa scatola? Io direi di sì, perché sinceramente non li posso mettere a nessuno, sono troppo grandi. E, intanto mettiamole qui, facciamo uno spazietto e mettiamole lì. Tanto non ne ho tante e sarebbe inutile prendere una scatola solo per queste poche paia di scarpe che ho. Sarebbe uno spreco, ecco. Guardate i Moon Boot, mamma mia che belli. Ok, le borse no, avranno un'altra collocazione. Questa è di una nanana, ma la metto qui. Qui ci sono abiti mix. Questi, beh, sono sempre di Brian o Kevin a scelta. Gli accessori, prenderò una scatolina piccolina. Ci sono anche questi. Mamma mia, i paraorecchie, che belli. Ed un cassettino è vuoto. Grande, grande conquista. Ci sono tutti questi. Intanto togliamo da qua, perché io non so se voglio tenere tutta questa struttura, perché mi cade tutto, insomma, è impossibile, impossibile. Questo completo è di Brian, guardate la bellezza, con i pantaloni piegati addirittura. Beh, mettiamolo qui. Poi gli occhiali. Questa è sempre della Rainbow Eye, versione invernale, metto anche il suo appendino. Poi qui ci sono una serie di appendini. Gli appendini delle OMG dove li avevo messi? Non me lo ricordo più assolutamente. Quindi li metterò con i vestiti. Intanto li metto qui nella scatolina. Ma sì, direi che non è male. Non dovrei perdere nulla così. Allora, qui in questo cassettino ci sono tutte cartine e indizi che potrei andare a mettere nella scatola del riciclo. Sono tutte cose che andrò ad usare per creare, fare creazioni. Ci sono checklist, insomma, sì, devo spostarle da qua. Poi qui ci sono reggiseni, cosettine. Prendiamo una scatolina per le cose più piccole e anche per i calzini. Allora, ho preso queste scatoline, come vedete tornano sempre utili. Su questa ho trovato gli oggetti di Brian, troppo carina, ed è infatti la sua scatolina che tengo, la metto qui. Ora andiamo ad usare queste, che sono le più belle colorate, e vediamo cosa riesco a fare. Allora, in questa io andrei a mettere i calzini. Certo, sono di qualcuno questi calzini, quindi potrei anche rimetterli al legittimo proprietario, ma uno non mi ricordo, e quindi boh, intanto li tengo qua. Quelli fucsia sono di Rory, mi pare, ma era un po' difficoltoso metterle i calzini con i pantaloni che indossa. Quindi metto questi. Questo è di una nanana, non c'entra. E chiudo. Quindi qui ci sono tutti i calzini. E abbiamo svuotato un altro cassettino. Come vedete io cambio sempre disposizione alle cose, anche per questo che le perdo forse. Oltre al mio disordine, anche cambiare ordine alle cose non è che faccia molto bene.
Allora, qui dentro metto cose così, tipo scaldamuscoli, reggiseni, cose piccoline. Questo è di una nanana, quindi non va qui, non va neanche tanto bene alle LOL, tra l'altro. Ok, direi che questa parte è fatta, ma qui vedo qualcosa. Cosa c'è qui? Allora, mettiamo via il cassettino intanto, che mi fa confusione. Allora, qui ci sono i vestiti che ho fatto io. Potrei metterli da un'altra parte. Questo qui è di Emily. Glielo metto subito. Eccola qui, magnifica. Poi c'è questo, e mi sa che è sempre di Emily, ma non ho mai capito che cosa fosse. Quindi rimaniamo nel dubbio e lo mettiamo lì assieme alla sciarpa. Quindi qui ho messo un mix tra reggiseni e cose varie. Ok, altro cassettino svuotato. Ma qui che cosa c'è? What? C'avevo un cassetto solo per questi. Molto bene, molto bene. E dovrebbero essere delle decorazioni per braccia. Sì, chiamiamole così. Questa? Ah, è una magliettina. Ok, questi portiamoli di là. E c'è anche questo cassetto. Portiamo anche questo cassetto. Allora, qui mettiamo le scatoline. Vabbè, facciamo così, mettiamole così. Poi ho la tutina, pantaloncini, la magliettina, deve essere delle nanana, ma va bene anche alle LOL. Poi, ah già, i calzini. Ma allora qui che cosa ho messo? Ah, niente, è vuoto. Ah, già mi confondo. Allora, io questo lo terrei qui, così, perché è enorme comunque. E andiamo a svuotare questo cassetto. Allora, questi sono i jeans di una OMG, ossia di Kitty Kay. Poi c'è questa gonna ed è di Spirit Queen. Bella, veramente. Questa gonna è di una Rainbow. Quante cose. Poi anche questa felpa magnifica è di una Rainbow. Questo è di Barbie, ma è l'abito di Frozen. Lo metterò nella scatola dei vestiti di Barbie, dopo vi faccio vedere. Anche questo lo metto là, nei vestiti che mi piacciono di meno, diciamo, o quelli che uso di meno. Questo anche andrà in quella scatola, più che altro perché non va perfettamente. È della nanana gigante, quindi figuratevi. Poi ci sono questi di Emily, vabbè, ma non glieli faccio indossare. Così come il suo berretto. Questa che cos'era? Una gonna di Emily, wow, che vestito! Era un vestito stranissimo, questo va nella scatola dei vestiti che mi piacciono di meno. Vabbè, la felpa nanana è stupenda. Sì, ma la felpa delle Rainbow è stupenda. Questo vestito è delle Rainbow. E anche questo è delle Rainbow, ma vanno alle OMG con un po' di accortezze. E un altro cassetto è svuotato. Rimane questo. Più questo, vabbè, lì sotto ci sono le penne, quindi prendiamo questi due, mettiamoci qui. Nel frattempo Camilla si è addormentata, era stanca anche lei. Allora, questo è di Fly Girl, potrei andare a metterglielo subito, a dir la verità. Ed eccola, le ho messo anche il suo cappellino con microfono. Questa magliettina è delle nanana, poi c'è questa delle LOL ed è di Kitty Kay ed è una maglietta che io adoro, mi piace molto. Beh, questa è di Easy. Questa non c'entra, ma va bene benissimo alle Twins. La metterei tra i vestiti che mi piacciono di meno, però. Questa è di Brian, questa è di una OMG, questa è di Downtown, questa gonna, sì, è di una OMG, poi anche, no, questa invece è di una Rainbow. Qui abbiamo un reggiseno da mettere nella bustina dei reggiseni, che non era questa, sì, era questa, reggiseni e cose varie. E che belli questi, non mi ricordavo più di averli, questi pantaloni super luminosi, guardate che belli, sono OMG ovviamente. E quindi posso mettere a posto questi sacchettini, sì, sacchettini certamente, sto delirando, ma vista l'ora tarda mi è concesso, mettiamo via i sacchettini, ma come faccio a chiamare i cassetti sacchetti? Vabbè, ci assomiglia un po'.
Allora, questo togliamolo di mezzo, altrimenti mi fa confusione. Gli appendini mettiamoli nella scatola. Allora, tutti questi li metto nella scatola. Anche questo, ok. Quindi facciamo così. Ora, la parte interessante è questa. Qui ci sono tutti gli accessori, cosettine. Quindi prendiamo due scatoline, ne ho una nera e questa dove ci sono le mollette di Blair. Le mollette di Blair. Ora, su una scatola vado a mettere i gioielli, bigiotteria, mentre sull'altra cose varie che non so bene che cosa siano. Ad esempio questo, una cintura, la metto su cose varie. Sì, so che cos'è, però la metto qui, così come questa. Le medaglie le metto qui. Parastinchi anche. Mentre di qua vado a mettere orecchini e collane. Orecchini, collane, quindi tutte queste cose. Vabbè, ritorneranno i legittimi proprietari. Questi mi ricordo anche di chi sono, quindi potrei anche ricomporre la bigiotteria con i proprietari. Cose misteriose. Ma forse quegli orecchini erano delle Rainbow. Questo è di Diva. No, l'avevo trovato e poi l'ho riperso. Ok, fantastico, abbiamo svuotato anche questo cassettino. Quindi andiamo a richiuderli. Qui dentro, non vi ho fatto vedere, ci sono i pettinini e mollettine LOL, ma le metto nella scatola delle LOL, qui non c'entrano niente. Andiamo a sistemare queste cose che sono delle mie adorate OMG e li vado a mettere nella scatola degli accessori, quindi dove ci sono gli occhiali, perché comunque si tratta di accessori. Potrei anche inserire un'etichetta qui per scrivere tipo accessori capelli, orecchini, eccetera, ma vabbè, troppo lusso ragazzi, troppo lusso. Andiamo avanti a riordinare, non posso perdermi con le etichette. Allora, che cosa manca ancora? Le borse. Io le borse le metterei qui assieme agli occhiali e agli accessori. Prendiamo questa scatola. Oh, i guanti di Blair, già, devo metterglieli. Ma vediamo se la Blair in miniatura ha i guanti. Eh sì, allora se mette a fuoco, vedete quella parte nera, io penso siano i guanti. Sì sì sì, ha proprio i guantini neri, che carina. Ok, glieli metto sperando di farcela. Invece sì, è stato facile. Ma sono fatti bene per questo. No, Blair con i guanti in pelle, favolosa. Favolosa, ok, avete capito che è la mia preferita. E infatti io voglio andare a recuperare ogni cosa di Blair, perché ormai ne sono ossessionata. E chissà perché ne sono ossessionata, ma nelle storie non ha proprio un ruolo centrale. Allora, tutte queste cose, le borse eccetera. Allora, a me le borse piacciono molto, mi piace esporle. Ma io voglio andare ad eliminare tutto al momento, poi si vedrà come riorganizzare, ma al momento io voglio svuotare tutto. Quindi tutte le borse, queste sono le mie borse preferite delle LOL, anche delle LOL piccole, quindi le tengo qui assieme a quelle delle OMG perché le amo, così come lo zainetto delle Rainbow. Questi sono oggetti, vanno nella scatola degli oggetti. Qui ho borsette, altre borsette, questo zainetto. E poi metterai pure i trolley. Tanto, voglio dire, queste non sono cose che io vado ad usare sempre. Cioè, lo vedete anche nelle storie. Più che altro sono gli oggetti, quelli che uso, le borse, eccetera. Per quella volta che mi serve, io vado in questa scatola e la prendo. E qua, aspettate, me ne sta sfuggendo una. Ok, ecco fatto. Poi questa è una miniatura. Le cartine le mettiamo di là. E poi ci sono le scatole delle scarpe. Unico dubbio dove mettere queste favolose scatole. Probabilmente le metto... Dove le metto? Nel cassetto del disordine. Io ho cambiato idea, le scatole che sono riuscita ad abbinare le ho messe con la LOL
corrispondente, quindi qui, perché adoro le scatole, quindi ho voluto esporre pure le scatole. Sistemate le scatole, io vado a rimuovere questo, così finalmente qui si respira un po', c'era troppa roba. Quindi togliamo tutto e vado anche a pulire, perché sarà pieno di polvere, ovviamente tutto impolverato. Qui si era formata ovviamente tanta polvere, ecco perché non va bene tenere troppe cose qui sopra. Ce l'ho fatta, Craftini! Ce l'ho fatta a fare la nanna! Per fortuna sono con il mio papà! E mio papà mi fa le carezze, mi fa addormentare. Sono un piccolo Maki. Finalmente nanna Maki. Craftini, noi ci salutiamo qui adesso, basta. In questa casa bisogna dormire, Craftini. Ali continua domani a sistemare la scrivania. Ora Maki fa la nanna. Ciao. Ciao, Craftini, ci vediamo domani. Baci baci.